Meine liebe Damen und Herren, einen schönen guten Tag, guten Morgen anche vostro Adler 1985 Marco, la Cerweb, monaco del cuore della Baviera, per tornare a parlare della nostra amata Lazio, ragazzi. Iscrivetevi al canale, fatelo, mi piace tanto dirlo, no ragazzi, fatelo, perché sapete benissimo che iscrivendovi al canale sostenete quello che faccio io su YouTube come Adler, ma non solo, ma tutto quello che facciamo come Lazio Club, appunto qui a Monaco. E come diciamo sempre, Lazio Club è una casa per tutti i laziali e non che si trovano a transitare per questa splendida città. E ho voluto fare questo video mattutino, quindi guten morgen, prima di attaccare a lavorare, quindi il video verrà trasmesso oggi pomeriggio, verrà pubblicato oggi pomeriggio, perché sta succedendo qualcosa, ragazzi, si sta muovendo qualcosa a livello di mercato. Ora, da qui a dire che si stanno facendo delle grandi cose a livello di mercato, ci vogliono le ufficialità, ci vogliono parole più importanti, ci vogliono firme, ci vogliono cifre, quindi non vendiamo la pelle dell'orso prima di averla ammazzato, peccavisse. Però girano nomi importanti, girano nomi che... Non è tanto il fatto dei nomi importanti che girano poi, non sto spiegando male, la cosa importante è che la Lazio si sta muovendo sul mercato oggi, che è il 20 maggio, che questi nomi già sono usciti fuori e, a quanto dicono alcuni enti, alcuni giornalisti, alcune persone che ne sanno sicuramente più di me, sembra siano anche già molto vicini a vestire la maglia laziale. Ribadisco, aspettami le firme e l'ufficialità, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo e il, quindi non voglio affrettare troppo le cose. Però si parla di un affare quasi concluso per Romagnoli, sembra che Pedulla abbia dato una possibilità del 95% di chiusura dell'affare. Si parla di uno scambio con la Juve Acerbi Rugani, uno scambio che io trovo anche abbastanza oculato, dato che l'esperienza di Acerbi alla Lazio sembra ormai arrivata alla fine. Si parla di questo Marcos Alonso, non mi ricordo un pezzo come si chiama, il giocatore dello Shakhtar Donetsk. Devo essere sincero, io non lo conosco, quindi non posso tirare un giudizio, ma da quello che ho raccolto, tra informazioni varie, sembra sia un giocatore valido e sembra che sia un giocatore anche adatto a quello che è il gioco di Sarri. E si parla di Ciccio Caputo come sostituto di Immobile. Ho già espresso il mio parere riguardo a Caputo, un giocatore che a me piace, però come età siamo un pochino troppo oltre. È un giocatore che è effettivamente sopra la soglia dell'età media che... Cioè, io ho sempre pensato che sarebbe stato bello rifondare la Lazio a partire dai giocatori giovani, quindi prendere un ragazzo che agosto farà 35 anni, però come tecnica, come valori tecnici, ragazzi indiscutibili, insomma quest'anno ha segnato 11 gol non giocando titolare in una squadra che si è salvata all'ultima giornata del campionato, vuol dire che non sei scarso e vuol dire che sei un giocatore adatto anche a quel tipo di gioco che provò De Sarri, che è una punta centrale, uno che sta bene in un attacco a tre e uno che può sostituire degnamente Immobile. Ed è una cosa che serve come il pane, perché ecco, l'altra sera a Torino con la Juve ci siamo resi conto che quando la Lazio non è Immobile, quando la Lazio non c'è un terminale offensivo che faccia l'attaccante, che sappia fare l'attaccante tutto e per tutto, lì davanti si scioglie come neve al sole, diventa veramente evanescente. Tutto che l'ingresso di Pedro contro la Juve ha dato sicuramente qualche scossa in più alla squadra De Sarri, però ecco, un attaccante di ruolo avrebbe sicuramente fatto bene, avrebbe sicuramente aiutato di più la causa biancoceleste. Quindi ragazzi, la Lazio si sta muovendo sul mercato e a me sta cosa mi fa ben sperare, perché è una cosa che non è mai successa in 18 anni di presidenza Lodito. Forse una volta sola si sono mossi all'inizio del mercato, l'anno in cui arrivarono Close, Sissé, Parolo, insomma fu un anno proficuo per il mercato, fu un anno in cui la Lazio fece ottimi acquisti e li fece in tempi giusti, li fece in tempi oculati, perché riuscirono a consegnare una squadra già pronta, c'era Reia se non mi ricordo male in panchina, riuscirono a consegnare a Reia una squadra già pronta prima della partenza per Alonso Ricatore, ed è quello che credo sia l'obiettivo della Lazio anche quest'anno con Sarri, visti i presupposti. Però mi riservo il dubbio di restare calmo e di non partire in quarta felice e contento del fatto che la Lazio
si sta muovendo su questi fronti. In più aggiungo un'altra cosa, in alcuni reparti secondo me bisognerà fare di più. Se nell'ipotesi più concreta, magari più concreta, nell'ipotesi migliore, arriviamo a Rugani e Romagnoli sostituendo Acerbi e Luis Felipe con Romagnoli, io so sempre il parere che il solo Patrick non basta come riserva dei due, che magari prendere un Casale, che è un giocatore anche di prospettiva, quindi non prendi soltanto un giocatore bravo, ma un giocatore che potrebbe restare più anni alla Lazio, potrebbe militare, potrebbe essere la mossa migliore per sistemare la difesa in toto. Se prendi Caputo hai in parte sistemato l'attacco, forse qualcosa manca, chi lo sa. Se prendi anche questo Marco Starozzo, come si chiama, manca secondo me ancora un sostituto all'altezza, perché Cataldi ha dimostrato quest'anno che è un giocatore poco affidabile in quel ruolo, c'è poco da fare, cioè, è entrato e ha fatto anche delle buone partite, oppure a volte è entrato o ha giocato titolare e non si è visto per niente, raga. Quindi se parlava di Vesino, non sono un grande fan di Vesino, devo essere sincero, ma se dovesse prendere per fare la riserva a quest'altro giocatore, beh sì. Quindi il mercato della Lazio sembra che stia già iniziando e sembra che si stia già muovendo in una direzione importante. Il mercato della Lazio sembra che stia già diventando tema di discussione, lo sta diventando addirittura prima della fine del campionato. Quindi personalmente sono felice di sentire queste notizie, lo sarò ancora di più quando ci saranno le ufficialità, perché se è vero che per Romagnoli c'è un 95% di possibilità che arrivi alla Lazio, a me mi preoccupa sempre quel 5% che resta libero, che non potrebbe arrivare, perché è vero, è molto meno rispetto al 95%, ma con la Lazio tutto è possibile. Quindi stiamo con i piedi per terra, ma se nelle prossime settimane vedremo degli sviluppi importanti, forse è la volta buona, ragazzi, che possiamo davvero, dico sognare, perché non è che stiamo andando a comprare Sergio Ramos e Modric, però illuderci che magari quest'anno forse la Lazio davvero farà qualcosa di concreto e che forse davvero voglia mettersi a disposizione di Sarri per dargli una squadra competitiva che magari l'anno prossimo possa puntare a una qualificazione in Champions League. È quello che mi auguro. Detto questo, ragazzi, io tra poco più di un quarto d'ora attacco, quindi vi saluto e domani non farò il video post partita Pozzo Lazio Verona, perché ahimè non potrò vedere la partita, ho un impegno già programmato da molto molto tempo e quindi non l'ho potuto spostare per andare a vedere, per vedere la partita, quindi mi perderò l'ultima del campionato, forse l'ultima di Milinkovic, forse, anche se le parole intorno a lui fanno ben sperare, insomma Lotito ha detto a chiare linee che non lo venderà in Italia e che non è sul mercato, quindi chissà che Milinkovic davvero possa restare a Lazio. Poi bisognerà vedere ovviamente quali saranno i discorsi in tema di rinnovo del contratto, ragazzi, perché Milinkovic per me può pure restare, che è ovvio che può restare, è tipo uno dei giocatori più forti che ci abbiamo mai avuto, forse uno dei centrocampisti più forti che ci abbiamo mai avuto, però se devo tenerlo per perderlo poi a zero tra un anno, allora se si fa un bel contratto, un rinnovo di contratto a Milinkovic che ci permetta di incassare qualcosa anche in futuro, bene, ma se lo devo tenere per poi perderlo a zero non so quanto sia saggia come mossa. Tutto questo è ovvio che il cuore mi dice speriamo che Milinkovic resti con la Lazio, perché vogliamo troppo bene, è ovvio che anche quello influirà tanto sul mercato, chi resterà tra lui e Luis Alberto, resteranno lui e Luis Alberto o lui o Luis Alberto, staremo a vedere, quello sarà un altro dei punti caldi, dei temi caldi del mercato della Lazio, che sembra già essere entrato dal vivo, nel vivo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e ricordatevi che non è importante dove voi siate, non è importante che voi siate al Pasing Arcaden di Modena o di Baviera, o che siate al centro commerciale Roma Est, o che siate a Chicago. La cosa più importante, ragazzi, è sempre e solo Forza Lazio.